Ciao a tutti, benvenuti in un altro mio video. Questo è il video dei top e dei flop del periodo. Ho due flop e gli altri sono top. Allora, da cosa parto? Da cosa parto dai flop? Allora, il primo flop è la crema mani della Yves Rocher, vaniglia e spezie. Questa qua era una vecchia edizione natalizia. Al di là della profumazione, che forse adesso non è tanto estiva, però è talmente delicata che non mi interessa, cioè la utilizzo anche in estate senza problemi. Secondo me è un flop perché è una cremina molto molto leggera, molto fresca, che assolutamente non fa scia bianca, e che assolutamente non fa niente, nel senso non idrata per nulla, non ammorbidisce per niente. E si assorbe in fretta, però se ne mettete un gocciolino di più, non si assorbe mai, nel senso vi rimane questa patina scivolosa sulle mani che è veramente fastidiosa. Quindi, per quanto mi riguarda, e io non ho le mani particolarmente secche, per quanto mi riguarda, è un prodotto abbastanza inutile. Ora, è vero che questo non si trova più, però in generale ho visto che alcuni prodotti della Yves Rocher sono un po' tutti uguali, come il burro cacao, le creme mani, doccia schiuma, sono tutti uguali, cambiano la profumazione, quindi non vorrei che tutte le creme mani della Yves Rocher fossero così. Casomai fatemi sapere se avete provato qualche altra profumazione, come vi trovate. L'altro flop è questo siero di Physician Formula, questo qua è senza olio. Ed è la rosa, un siero illuminante. Io me l'avevano omaggiato al Cosmo Prof, ero partita tutta felice, vedete, lattiginoso, non vedevo l'ora di metterlo, la profumazione è buonissima, tra l'altro è un siero che si assorbe velocemente, non va ad ungere effettivamente la pelle, però lo boccio perché è bianco, ma sulla pelle praticamente viene fuori una perlescenza rosa e si vede tantissimo questa perlescenza rosa, sembra quasi che di essersi spalmato sulla faccia un quintale di illuminante su tutta la faccia rosa, quindi è una roba allucinante e queste perlescenze rosa rimangono sul viso, quindi cioè anche se poi dopo si va a mettere una crema o ci si trucca, cioè si vede proprio che abbiamo questa luminosità rosa un po' olografica e quindi sinceramente non so neanche come potrei utilizzarlo. L'ho utilizzato due volte, ma no, quindi mi dispiace, ma non è. Io penso di non capire questo prodotto, quindi non è colpa del prodotto in sé, secondo me, ma sono io che non so usarlo, però per quanto mi riguarda è bocciato. Passo ai prodotti invece promossi. Allora, intanto questa gel per i piedi, scusate, della linea Tropical Summer della Shein. È riuscita di nuovo questa linea, compresa anche di questa crema per i piedi. È una crema che ha una profumazione molto molto gradevole, è un gel trasparente, non è assolutamente idratante, quindi se cercate qualcosa di nutriente o di idratante andate su altro. Io questo gel lo promuovo perché è un gel che rinfresca tantissimo i piedi, quindi adesso che fa caldo, magari la sera prima di andare a dormire o dopo una giornata dove abbiamo camminato, siamo andati al mare, quindi magari abbiamo piedi un po' gonfi, ecco, un massaggino con questa crema aiuta perché effettivamente è fresco, quindi io lo promuovo per questo motivo qua, perché è rinfrescante. Assolutamente non lo promuovo per quanto riguarda l'idratazione, perché secondo me non esiste, però se cercate qualcosa di leggero che non unge, che si assorbe in fretta e semplicemente che vi rinfreschi un po' le gambe, con questo mi trovo bene. Lo vado a spalmare anche su fino alle caviglie, polpacci e mi trovo benissimo. Tra l'altro di questo trovate la review sul mio blog se siete interessati a vedere l'inci e vi lascio il link giù nell'info box. Vi lascio il link della review anche di questo deodorante. È un deodorante roll-on che mi è stato omaggiato al Sana di Veleda ed è al melograno. È un deodorante che a me piace tantissimo. Io non amo la profumazione di melograno, questa mi piace veramente tanto, è una profumazione buona, è una profumazione fresca, adatta
moltissimo all'estate, ma l'ho utilizzato anche nel periodo caldo. Funziona, funziona molto bene, non macchia vestiti, non irrita la pelle neanche dopo la rasatura. È veramente un ottimo prodotto, non fa puzzare, è buono e dura anche abbastanza. Quindi questo qua ve lo straconsiglio e probabilmente lo riacquisterò. Non so se quello magari in versione spray, che so che Giulia del canale Hina Yoshimoto, a lei piacciono i deodoranti spray di Veleda, quindi vedrò se prendere quello spray o riacquistarlo roll-on. Comunque mi è piaciuto, mi sta piacendo moltissimo. Poi, sto utilizzando da un po' il tonico alla melissa di Florame, non lo so, mi è stato omaggiato al Cosmo Prof o al Sana, non ricordo. Comunque, la profumazione, che è la profumazione di melissa, è una profumazione che a me personalmente non piace perché sa di fiori appassiti. Quindi la profumazione no, devo trattenere il fiato quando me lo metto. Però intanto vaporizza benissimo, vi rinfresca che è una meraviglia. E ho notato da quando lo utilizzo, io ho qua intorno al naso i pori dilatati. Da quando lo utilizzo sono spariti. Siccome nella mia routine ultimamente, proprio nell'ultima settimana, perché questo tonico lo sto utilizzando da una settimana, ma è amore. Ho utilizzato appunto come nuovo prodotto solo questo, quindi attribuisco il merito a lui. Molto rinfrescante, a me piace tantissimo. Lo metto anche per diluire, no, per diluire, per le maschere in polvere. Mi piace tantissimo. Credo si trovi su Ecoverde, non sono sicura, comunque buonissimo. Poi, un altro prodotto che mi era stato omaggiato al Cosmo Prof o al Sana, non ricordo, è questo gel per il viso di Nakomi all'acido ialuronico. Mi sta piacendo perché effettivamente io che ho una pelle grassa, un prodotto del genere in gel fa sì che la mia pelle non lo va a buttare fuori. È appunto proprio un gel abbastanza denso, il tappino mi si è rotto perché mi è caduto. La profumazione non ha una profumazione particolare, vedete, è proprio un gel, è abbastanza rinfrescante, si assorbe in fretta, idrata abbastanza bene la pelle, però appunto non l'appesantisce, quindi ideale per chi ha una pelle mista grassa, soprattutto in estate. Mi sta piacendo molto. Qui c'è Olivia che è svenuta dal caldo, tra parentesi. Ultimo prodotto è questo, sapone non sapone biologico all'olio di mandorla di Omia. Questo. Io lo metto in doccia e lo utilizzo solamente per lavarmi il viso quando sono in doccia, perché al dispenser non entra l'acqua dentro la confezione. Allora, io odio le mandorle e odio le profumazioni alla mandorla, questo sa di mandorla, però non tanto forte, quindi sorvolo sull'odore. Mi piace molto come lava il viso perché effettivamente sgrassa molto bene, ma non eccessivamente. Non tira la pelle, non la secca, non brucia gli occhi, quindi è un prodotto che a me sta piacendo molto, lava molto bene, fa una bella schiumetta e mi piace sotto la doccia, io me lo spalmo, fa una bella schiuma anche dietro le orecchie, il collo e basta una spompettata per lavare benissimo tutto il viso, a volte anche troppo, e costa poco e ve lo straconsiglio per quanto riguarda il viso. Per le mani non lo so, al corpo non l'ho mai utilizzato, però se va bene per il viso di sicuro andrà bene anche per il corpo. E quindi niente, che questo straconsigliato. Quindi questi erano i miei prodotti top e flop. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!